Prima di tutto ci tengo a ringraziare i microfoni di User TV per questa occasione che ci date, perché è un'occasione promozionale per l'attività della nostra associazione. Poi voglio ringraziare il presidente uscente per il contributo che ha dato negli anni trascorsi e tutti i soci che mi hanno accordato la loro fiducia. La successione che c'è stata qualche giorno fa è il segno distintivo del fatto che la nostra attività continua, è dinamica, è fluida e rimane questo attaccamento devozionale alla nostra attività, che è un'attività tradizionale, e vi ricordo che è un'attività che appunto rimanda ad un evento storico, un evento che potremmo dire delittuoso, fa riferimento al tentato furto del simulacro della Madonna, quando appunto alcuni malintenzionati avellani cercarono di derubare la statua, però l'eremita del santuario riuscì a suonare le campane ad avvertire i cittadini che con le loro carabine dai sentieri ripidi della Madonna della Stella appunto riuscirono a sventare questo attacco. Da parte mia, come da parte di tutti i soci, c'è l'intenzione di proseguire questa attività che si identifica simbioticamente con la cittadina di Rotondi. Dire Fucilieri significa dire Madonna della Stella e significa dire Rotondi. Una grossa novità quest'anno, i Fucilieri della Stella sono stati coinvolti in un progetto importante insieme agli artisti di Pievarco, insieme al Conservatorio Statale di Musica di Benevento. Sarà ancora più un passo in avanti per far conoscere questa cultura, questa tradizione. Certamente, io in qualità di presidente non ho avuto ancora la possibilità di potermi interfacciare con l'amministrazione, quindi il contenuto di Via Varco ho avuto la possibilità di sviscerarlo solo attraverso un mio personale interessamento, però ben venga qualsiasi attività che sappia promuovere e valorizzare il territorio, a maggior ragione se sa farsi portatrice degli interessi della nostra attività. Da parte mia mi auguro e penso che ci sarà anche tutta l'intenzione da parte dell'amministrazione a farci partecipi di questo nuovo scenario, perché in passato, ripeto, ci ha sempre offerto un supporto, quindi non vedo alcun motivo per cui non debba farlo anche in seguito. E quindi mi auguro che noi come Fucilieri possiamo svolgere un ruolo chiave rispetto a questa tematica che ha come oggetto la nostra attività. E ripeto, ben venga qualsiasi attività che sappia promuovere e valorizzare il nostro territorio.